cosa è arrivato fino a questo momento? Beh, allora, a questo momento abbiamo sicuramente la legge approvata in via definitiva, perché quando è stata inizialmente, chiamiamola, pubblicizzata, era ancora un'idea in bozza. È stata poi pubblicata come decreto legge al 19 di maggio, e poi ha avuto diverse tergiversie, diciamo così, fino al 18, poi è diventato 17 di luglio, quando è stata convertita in legge. Quindi oggi ne abbiamo una certezza assoluta che questo 110%, questa ristrutturazione gratis della casa, poi magari vedremo meglio il gratis fino a che punto, è qualcosa di reale in questo momento. Purtroppo, se posso già accennarlo prima, forse sì, come cappello è meglio dirlo, in realtà è passata indubbiamente come una grandissima idea governativa, e la struttura è stata indubbiamente inventata in Italia. In realtà è una, chiamiamola così, mezza imposizione, in positivo, dell'Unione, della Commissione Europea, che come sappiamo è molto green, molto verde, molto ecologista, quando stavano trattando il Recovery Fund, quindi ai primi di maggio. E infatti lo stesso discorso che praticamente fece il nostro Presidente del Consiglio a noi il 13 di maggio, lo fece poi il giorno dopo la von der Leyen al Parlamento Europeo, motivando l'idea del Recovery Fund. Il problema è che poi sembrava, come tutti sappiamo, che questi soldi non potessero arrivare più, perché avevamo l'Olanda e gli altri amici dell'Austria, eccetera, che stavano cercando di bloccare questo. Molto simpatici e ci vogliono tanto bene, c'è una grandissima solidarietà europea, abbiamo notato. Ma a prescindere da questo, purtroppo sembrava che questi benedetti soldi rischiassero di non arrivare più. E quindi cosa è successo? Che dall'idea iniziale, prima della conversione in legge, sono stati posti tantissimi paletti, soprattutto per quanto riguarda i condomini, ostacoli veri e propri, che magari adesso poi vedremo un po' nel dettaglio, per far sì, in teoria, rischiando che i soldi non arrivassero, che non potevano più, tra virgolette, mangiarsi la parola. Quindi ormai ci avevamo detto che dovevamo ristrutturare gratis, e cosa si è cercato di fare, purtroppo, pensando che questi denari non sarebbero più arrivati? Si è cercato di rendere molto difficoltoso l'accesso ai condomini, che sono l'80% degli immobili in Italia. Quindi si è detto, visto che non ci sono, magari potrebbero non esserci, i soldi che pensavamo ci fossero, cerchiamo di restringere questo accesso alle case singole. Quindi diciamo che è molto più facile arrivare a questo 110 ad oggi per le case singole piuttosto che per i condomini. Però poi alla fine poi è arrivato, purtroppo, tre giorni dopo la conversione in legge. Quindi abbiamo gli ostacoli lì, e questo spiega un po', per chi magari si è già provato a informarsi, come mai i quattro, diciamo così, decreti attuativi necessari, due da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, uno da parte dell'Agenzia delle Entrate, e l'altro non è veramente, sono decreti attuativi, ma l'ENEA ci deve dare delle linee guida, diciamo così, di intervento tecnico, cosa che deve fare anche il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, di sua parte, ma un po' più profondità anche l'ENEA. Quindi aspettiamo queste, perché non stanno arrivando? In realtà è positivo, cioè molti si stanno lamentando, ma cosa è successo? Hanno messo tutti questi paletti durante questi due mesi in cui pensavano che i soldi non arrivassero. C'è stata la conversione in legge il 17 di luglio, e poi si è saputo che invece i soldi arrivavano il 20 di luglio. Allora adesso stanno cercando in tutti i modi di allargare le maglie che avevano stretto con la conversione in legge, e cercano di farlo per quanto possibile, che non sarà semplicissimo. Infatti molte novità le avremo molto probabilmente con la legge di stabilità, insomma la famosa legge di bilancio che avremo a fine anno, anche perché ad oggi questo decreto, cioè questo bonus fiscale, vale fino al 31/12/2021. In realtà già il ministro Patuanelli, che è il ministro dello sviluppo economico, ha detto durante un'audizione alla Camera stessa, alla Camera dei Deputati, due o tre giorni fa, con poi riportato dal Lanza anche, che molto probabilmente diventerà settennale. Questo perché, vabbè, io in molti miei articoli e altre cose pensavo 5 anni, perché la Commissione, l'ultima tranche che ci dovrebbe dare è 2026. Ecco, diciamo, è molto positivo che cercano di allargare le maglie, anche perché i soldi del recovery entrano solo, come sappiamo, dopo che si sarà dimostrato di aver speso bene i precedenti, perché ce ne saranno a rate. E quindi questo 110 sarà utilissimo a dimostrare di averli spesi bene dal punto di vista ecologico.
e conseguentemente bisogna allargare le maglie proprio perché diventa un fattore di innesco dei successivi successive tranche che ci darà l'Europa. Inizialmente si pensava 5 anni, cioè di darceli a rate in 5 anni, probabilmente, per quanto ha detto Patuanelli, io adesso non sono in contatto diretto con la von der Leyen, ma presumo lui di me, ha parlato di 7 anni, quindi probabilmente questi denari arriveranno in 7 anni, conseguentemente ci dovranno essere 7 anni precedenti di interventi dal punto di vista ecologico sul patrimonio edilizio che i commissari europei hanno sempre citato, e quindi diventa fondamentale. E in Italia è più fondamentale che da altre parti, probabilmente perché abbiamo degli edifici non proprio messi bene.